va lavorata con cura, stesa bene e trattata bene, non bisogna essere bruschi con la pasta, perché sennò dopo è papposa. Cosa farete nella vostra ricetta? Un raviolo, ripieno di formaggio e fave. Avevi mai pensato di poter mettere una pappa al pomodoro all'interno di un raviola? Una ribollita all'interno di un raviolo? Una porchetta avanzata dentro a un raviolo? Ecco, i ragazzi stanno insegnando ai loro coetanei delle altre scuole la possibilità di inserire all'interno di un raviolo un elemento del riciclo, ma che sicuramente gli diamo un'altra vita e la possibilità di creare una cosa bellissima. Le ricette del riciclo con lo chef Shadi e i ragazzi dell'alberghiero Vegni di Cortona è indubbiamente uno degli eventi più attesi dell'iniziativa Zero Spreco presso l'impianto di San Zeno. Dallo spreco alimentare all'ingegneria bio, passando per l'arte, stavolta la pittura, AISA Impianti ogni volta apre la centrale di recupero alla città per comprendere ciò che questo impianto rappresenta non solo per gli aretini. Pro capite il cittadino aretino è capace di produrre pochi rifiuti. Questo cosa significa in termini impiantistici? Io vi devo dire in termini impiantistici ovviamente. Significa liberare importanti spazi industriali e poterli mettere a disposizione per quelle comunità di cittadini che non hanno impianti come questo. Impianti come questo ce l'abbiamo ad Arezzo, a Milano e a Torino e è uno dei 20 poli strategici nazionali per il recupero dei rifiuti. Va ricordato che la riduzione dei rifiuti è il primo passo dell'economia circolare, poi viene la raccolta differenziata, poi viene la riduzione dei trasporti utilizzando impianti come questo per proprio lavorare ciò che arriva dalla urban mining, dalla miniera urbana e abbattere alla fine il conferimento in discarica. Chiediamo e ci fa molto piacere che chiunque, in qualunque ora del giorno e se vuole anche della sera, venga a suonarci il campanello e ci dica: voglio vedere l'impianto, voglio vedere cosa fate, mi fate vedere dove va a finire il mio rifiuto. Questo è importante. Qual è la domanda più ricorrente? Sulle emissioni, vogliono capire che cosa, dove, come vengono trattati i fumi e se vi sono effettivamente, come dire, se vi sono dei controlli, soprattutto sui controlli che vengono fatti e come vengono trattate le emissioni inquinanti. I quadri che 10 pittori hanno realizzato, avendo proprio come soggetto l'impianto di San Zeno, verranno venduti in una cena di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto a Telethon. Abbiamo provato a chiamare, a ospitare questi 10 pittori per vedere se con l'arte e la loro fantasia si riusciva a fare un connubio tra industria e campagna, perché oltretutto questa azienda, questa industria qui è posta in una bellissima campagna toscana. Desidero ringraziare ovviamente il presidente di Telethon locale, ma desidero ringraziare Andrea Fabianelli, perché la cena di stasera tutta la pasta ce l'ha offerta lui, quindi un grazie particolare. Il territorio è sempre molto attento a queste iniziative e noi siamo particolarmente felici di cucinare.